si può dire Garibaldi chi era costui? Eh no, che non si può dire perché tutti sanno chi è Garibaldi. Non c'è città italiana che non abbia una piazza importante, una strada principale dedicata all'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Lui è rimasto nel cuore degli italiani, in molti, nel Partito Comunista, durante la resistenza c'erano le brigate Garibaldi, Craxi era legatissimo a Garibaldi, trofei di tutti i tipi in casa sua. Garibaldi è un eroe, perché così non si può dire di Mazzini, così non si può dire di Massimo D'Azeglio, né ovviamente di Vittorio Emanuele II, ma così si può dire di Garibaldi. È vero? Qualche dubbio io ce l'ho. Tanto per cominciare, Garibaldi è il primo a costruire il mito della sua persona. Lui è consapevole di essere qualcuno, di essere un qualcuno che segna un cambiamento nella storia. Lui, fra l'altro, massone anticattolico, è quello la cui statua ricorda al Gianicolo, uno dei posti più belli di Roma. Lui sta in cima a questa statua, circondato da garibaldini che puntano col loro fucile dritto davanti a loro. Cosa c'è davanti a loro? La cupola di San Pietro. Quindi lui è consapevole di avere portato la vittoria della libertà sulle mura di San Pietro per distruggere questa prigione che è la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Allora Garibaldi, libertador, grande combattente per la libertà. Lui, dicevo, consapevole del suo valore, scrive le memorie. Memorie dettagliatissime della sua vita, una vita strabiliante, una vita molto importante, andava ricordata nei dettagli. Bene, nel 48, dopo il 49, quando la difesa di Roma della Repubblica Romana è vinta dai francesi, lui va in America Latina. Va in America Latina dove va, per la precisione, in Perù, perché c'è un armatore, tale De Negri di Genova, che gli offre il comando di una nave. Si chiamava Carmen questa nave. Con questa nave lui faceva rotta da Cagliao, che è il porto di Lima, a Canton in Cina. Portava, lo descrive con dovizia di particolari, portava un fertilizzante prezioso, il guano, che è il concime ottenuto dagli escrementi di certi uccelli particolari. Molto, molto ricco questo concime. Portava il guano e lui descrive quanti giorni è la navigazione, come va la navigazione, però non specifica. Al ritorno questa navigazione lui come la fa? Con quale carico? Cosa prende a Canton e cosa porta da Canton al Cagliao? Questo lui non lo specifica. Lo specifica, ed è molto interessante, questo libro, vedete com'è ridotto, questo libro, Giuseppe Garibaldi, Le vite e le geste di Giuseppe Garibaldi, scritto da Vecchi. Questo Vecchi era un compagno, era un amico di Garibaldi. E allora Vecchi, nel libro che scrive, questo libro che io ho sotto mano, è edito da Zanichelli. È una nuova edizione perché la prima è scomparsa. Questa nuova edizione aveva anche la prefazione di Giosuè Carducci. Questo per dire che cosa? Che era un libro importante all'epoca, considerato attendibile. Allora, d'altronde c'è una serie di documentazioni. Cosa scrive Vecchi? E specifica che cosa portava Garibaldi da Canton al Cagliao. E scrive l'armatore, scrive così: ma sempre portato cinesi nel numero imbarcato e tutti grassi e in buona salute, perché li trattava come uomini e non come bestie. Queste parole mi disse il De Negri. Allora, che faceva Garibaldi dalla Cina al Perù? Che faceva? Trasportava cinesi, cioè trasportava schiavi. E questo come lo so io? Perché in effetti questo libro qui
È scomparso, non c'è più in nessuna libreria, a Roma, perché la prima edizione era di 3 volumi. A Roma l'unico posto in cui l'ho trovato è la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea a Palazzo Caetani. Benissimo, vado, finalmente l'ho trovato, finalmente, perché mi avevano detto questa cosa, ma se non trovavo la fonte non potevo citarla. Beh, mancava il primo volume. Quindi l'unica copia di questo libro che sta a Roma è mancante del primo volume, che guarda caso è proprio quello che racconta Garibaldi Negriero. Come la mettiamo? Buonasera a tutti gli spettatori dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro. Questa sera, vedendo il video che è appena intercorso sui vostri schermi, si capisce benissimo che parleremo di una figura molto controversa, non per la storiografia ufficiale, ma per la realtà vera, fondata sui fatti, ovvero quella di Giuseppe Garibaldi. E siamo stasera con i due studiosi che ci hanno allietato con la loro presenza durante la prima puntata del ciclo storico, che era quella sulla difesa di Gaeta, che sono il dottor Vincenzo Giannone e il dottor Erminio Del Biase. Li conosciamo entrambi come esperti proprio della figura di Garibaldi. Erminio Del Biase è di Napoli, Vincenzo Giannone è di Salerno e cura una collana editoriale dal nome La Garibaldite, in cui analizza proprio le contraddizioni del cosiddetto eroe dei due mondi. E vorremmo analizzare proprio col dottor Erminio Del Biase il rapporto che intercorreva tra Garibaldi e la cosiddetta perfida Albione, ovvero l'Inghilterra, a proposito soprattutto, ecco, degli episodi che riguardano anche la nostra storia. La parola al dottor Erminio Del Biase. Buonasera. Innanzitutto vorrei dedicare questo mio intervento alla memoria di Gaetano Marabella, che come me è un appassionato, tra virgolette, della figura di Giuseppe Garibaldi. Quindi mi sembra doveroso ricordarlo in questo momento. Passiamo all'Inghilterra. Se dovessi fare un libro su Garibaldi, probabilmente la copertina sarebbe un pupo siciliano manomato dalla mano dell'Inghilterra, albionica. Perché? Per tutta la sua vita Garibaldi non è stato altro che un pupazzo in mano all'Inghilterra, alla massoneria inglese e ai politici inglesi. Ciò ebbe inizio nel Sud America verso il 1834-35, quando lui, secondo gli storici ufficiali, combatteva per la libertà del Rio Grande do Sul e degli altri, era invece al servizio del capitalismo inglese. Inghilterra che lo assoldò per combattere e contrastare i commerci dell'Argentina sulla Via della Plata. Quindi i rapporti hanno questo inizio. Successivamente Garibaldi è stato sempre agli ordini degli inglesi. Prima di intraprendere lo sbarco dei Mille, per esempio, ci fu a Genova un incontro con una spia inglese, un certo Lawrence Oliphant, che, mandato dall'Inghilterra, dal primo ministro inglese, veniva a dettare più o meno le linee di condotta che poi Garibaldi avrebbe dovuto seguire. Questo Oliphant lo troviamo presente nel 1848, nei modi del 48, nel 1860, nel 61, e ha dormito perfino nella reggia di Caserta. Quindi era una buona conoscenza di Garibaldi. L'apice del rapporto tra Garibaldi e gli inglesi si ebbe in aprile del 1864, quando ufficialmente Garibaldi fu chiamato in Inghilterra per essere osannato, per ricevere onori, premi, tutto quanto potesse esaltare il suo personaggio, la sua persona. Ci furono feste, illuminazioni, cortei, un po' di ricevimenti, donne che si contendevano ciocche di capelli, si vendevano le tovaglie dove Garibaldi si era asciugato, insomma un po' di tutto. Però successe che all'improvviso si accorse che la figura di Garibaldi dava fastidio, quindi improvvisamente si inventarono letteralmente un certificato medico col quale si diceva che Garibaldi era stanco e se ne doveva tornare a Caprera. Nonostante i suoi medici affermassero che Garibaldi stava bene, stava benissimo,
anzi l'avevano detto proprio qualche giorno prima, avevano gli stessi mesi, si erano meravigliati della prestanza fisica di Garibaldi, che praticamente 60 anni si sottoponeva a quel tour de force. Però chissà che cosa scattò, forse la regina Vittoria aveva fatto sentire le sue dimostranze. Sa di fatto che Garibaldi se ne dovette andare, come si dice da queste parti, una mano davanti e l'altra di, perché non serviva più allo scopo. Chissà che cosa successo. Lo fecero imbarcare, gli regalavano perfino la yacht su cui si imbarcò, basta che si toglieva dai piedi. Questo fatto è emblematico, nonostante i nostri storici ufficiali oppure trasmissioni tipo di Piero Angela oppure Lucy Raya lo esaltino e lo pompino con una certa enfasi. L'episodio della cacciata di Garibaldi è l'emblema proprio di come fosse un cameriere a servizio 24 ore su 24 di Garibaldi, e quando non servì più lo mandarono via. Perfetto, ringraziamo il dottor De Biase per questa disamina iniziale sulla figura di Giuseppe Garibaldi e diamo la parola al dottor Giannone. Ecco, una domanda per lui, che è così interessato proprio a questo cosiddetto eroe. C'è proprio il fatto che viene considerato lo sbarco dei Mille come un'impresa eroica, un'epopea, ma forse la storia ufficiale, ecco, non ci dice tutto su ciò che è realmente accaduto. La parola al dottor Vincenzo Giannone. Indubbiamente la storia ufficiale è falsificata. La verità non la conosciamo, o quantomeno la conosciamo in parte. Conosciamo quella ufficiale, quella trasmessaci nei decenni, ma la parte nascosta, quella lì, è sconosciuta a molti. In realtà Garibaldi non desiderava fare la spedizione dei Mille. Dopo le difficoltà, diciamo, dopo i primi anni della gioventù, dopo la Repubblica Romana, nel 1860, ormai aveva 53 anni, diciamo che era maturato. Dopo l'esperienza negativa della fuga da Roma per andare a Venezia e la morte di Anita, certamente questi episodi hanno modificato la sua vita e lo hanno reso più prudente, tant'è vero che non era convinto di dover fare la spedizione in Sicilia, ma poiché c'era Giuseppe Lamasa che voleva in qualche modo sostituirlo se lui non fosse stato d'accordo, Garibaldi a quel punto si sente un po' pressato. Se non accetta, andrà qualcuno al posto suo e l'orgoglio viene fuori. Un po' per la lettera, si dice, che inventata da Crispi, perché dopo i primi moti che ci furono il 4 aprile nel convento della Gancia, l'impresa barcollò perché i moti erano stati soffocati dall'esercito borbonico. Quindi Garibaldi era molto titubante se partire o non partire. Poi chissà perché improvvisamente la sera del 5 maggio si imbarcano con i volontari, si imbarcano sulle due navi, il Lombardo e il Piemonte. Forse, come dicevo, spinto dall'orgoglio, forse dalle rassicurazioni di Cavour, che comunque gli aveva permesso, è vero, perché senza il permesso di Cavour non sarebbe partito. Forse anche perché era stato rassicurato dall'Inghilterra, che lo avrebbe in qualche modo aiutato, se non altro in caso di fuga l'avrebbe soccorso. Quindi questi motivi, diciamo, che lo hanno tranquillizzato, altrimenti non sarebbe partito. È vero, lui voleva qualcosa di sicuro, altrimenti non arrischiava più come in gioventù, non si buttava più a capofitto in queste imprese. Quindi si imbarcano la sera del 5 e il 6 maggio all'alba partono, dopo alcune difficoltà come avere le armi che non riescono ad avere, insomma, dopo alcune difficoltà, il 10
maggio arriva all'isola di Marettimo, e il giorno dopo, l'11, chissà perché, attende che dal porto di Marsala escono fuori le navi borboniche. E qui è il primo punto, il mistero. Perché Garibaldi l'11 maggio, intorno all'una del pomeriggio, sbarca a Marsala e non in un altro luogo? Beh, perché evidentemente ha ricevuto, perché prima di arrivare nel porto ha incontrato due navi inglesi nella rada, che secondo il mio punto di vista erano comunque un segnale che lo spingeva a entrare nel porto. Le navi erano uscite, Garibaldi difilato, imbocca il porto. Ma che cosa succede? Che il Piemonte entra tranquillo e l'altra nave, il Lombardo, guidata da Bixi, si arena. E questo è un imprevisto, perché probabilmente c'era stato un accordo fra i comandanti, un accordo segreto naturalmente, fra i comandanti delle navi borboniche, che erano tre fregate, una a vela, la Partenope, comandata da Kosevich, l'altra era lo Stromboli, comandata da Acton Guglielmo, e l'altro il Capri, da Marino Carraccio. C'era stata, a mio avviso, un'intesa segreta, per cui dopo 2 ore le navi uscite ritornano convinte che Garibaldi fosse già sbarcato con i suoi. Ma quando entrano nel porto si trovano davanti una realtà diversa. Quale? Che il Lombardo si è arenato. E allora che cosa si fa? Qualcosa è andato storto. Il comandante del Capri, o non ricordo se quello dello Stromboli, quindi Acton, tergiversano. Non sanno che cosa fare. Mandano una scialuppa sulla nave inglese a chiedere informazioni. Se a terra c'erano i soldati inglesi, i marinai inglesi. Sì, ci sono. Allora li mandiamo a chiamare, va bene, nel frattempo aspettiamo. Insomma, si creano delle situazioni che tergiversano praticamente e prolungano i tempi, perché in realtà si vuole dare il tempo ai garibaldini di sbarcare. E così passa. Improvvisamente arriva la Partenope a vela, perché essendo a vela impiegava più tempo a raggiungere. E anche qui bisogna mascherare un po' la cosa. Cosa fa? Spara un po' di bordate sui garibaldini, ma non ne colpisce nessuno. E questa è la cosa simpatica, che Garibaldi è talmente sicuro che non lo colpiranno, che addirittura decide di tornare sul Lombardo per aprire i rubinetti delle caldaie e farlo affondare. Si mette addirittura sulla ruota a vista del nemico, non timoroso. E questo già è un punto di sospetto. Naturalmente sono coincidenze, sta di fatto che nessun garibaldino viene colpito. Garibaldi con i suoi volontari sbarca tranquillamente a Marsala. Dopo un poco catturano il Lombardo, i borbonici, e la storia finisce lì. Ma il sospetto che viene è quello avanzato un po' da tutti, dagli stessi inglesi, perché poi ci fu un'indagine, come fosse stato possibile che i comandanti della Marina Borbonica avessero tergiversato nello sparare contro i garibaldini. Addirittura il comandante inglese Marriott dice che con una sola bordata avrebbe potuto spazzare il Lombardo, e quindi tutti i garibaldini sul molo, cosa che non è avvenuta. Questo è il primo sospetto. Ci fu un processo, ma i tre comandanti furono assolti. E allora dov'è il dubbio? Il dubbio è che successivamente questi, soprattutto Acton e Caracciolo, subito dopo, allorché Garibaldi arriverà a Napoli, passarono dalla parte sua. Uno attaccò il forte di Baia e l'altro attaccò Francesco II a Gaeta. Addirittura, se ricordo bene, il Caracciolo in una certa occasione disse pubblicamente, quando fu accusato, è vero, di essere una spia, io a Marsala ho favorito Garibaldi. E Garibaldi, d'altronde,
aveva battezzato uno dei suoi figli. Quindi è evidente, lo ha confessato, Garibaldi è stato favorito. Ma era talmente evidente la cosa che lo stesso Massimo D'Azeglio restò colpito. Ma diceva: ah, come è mai possibile? Qui o c'è il tradimento o non si spiega perché il re di Napoli con 14 navi da guerra non è riuscito a controllare poche miglia della costa. Questo è il primo problema. Quindi questa epopea di Garibaldi in realtà è come un pallone gonfiato che poi ad una ricerca più approfondita si sgonfia via via facendo. E questo è il primo punto. Ma se qualcuno dice non è vero, ebbene, possiamo dire che successivamente, verso la metà di giugno e via di lì, abbiamo le prime fughe degli ufficiali borbonici. Il primo è il comandante Vacca, che si porta sul vascello del piemontese il governolo, comandato dal marchese d'Asta, e gli offre i suoi servizi. Il marchese non c'è, allora lui dice, per evitare gli esporsi, lo prega, lo invita ad andare direttamente sul Lettere Fioramosca. Questo successivamente che cosa succede? Che non solo Vacca si offrirà a Garibaldi, ma altri numerosi comandanti, come il comandante Barone, di cognome, come quindi abbiamo detto Giovanni Vacca, numerosi ufficiali che se trovo gli appunti, ecco, Martinez, Kosic, Accini, Vitigliano, Cotrò, Pucci, Moccia, insomma un certo numero di ufficiali borbonici decidono di passare dall'altra parte. Ma Persano comunica l'elenco a Cavour. Naturalmente Cavour offre la sicurezza dei gradi e anche una maggiore carriera, quindi li vuole anche rassicurare, non solo, ma dice: qualora, dice a Persano, dovesse spendere qualche somma di denaro, la usi pure. E quindi aggiunge anche la corruzione, non solo, diciamo, la possibilità di una carriera superiore passando dalla parte del Piemonte, ma eventualmente ci fosse bisogno di qualche denaro. Ecco, questa già è la prima testimonianza che effettivamente la marina napoletana tradisce la monarchia. E non sarà l'unica occasione. Successivamente, il 6 luglio, ci sarà un altro comandante, Amilcare Anguissola, che adibito alla sorveglianza di un altro battello che deve andare a Palermo a portare le truppe, che cosa fa? Consegna la nave a Garibaldi. Anzi, in un primo momento la vuol dare a Persano. Persano consiglia, per non mettere il Piemonte in difficoltà, di consegnarla direttamente a Garibaldi. E questo è già il primo tradimento ufficiale della storia, perché questa nave, il Veloce, metterà molto in difficoltà l'esercito borbonico, soprattutto a Milazzo. Quindi in realtà Garibaldi possiamo dire che è sbarcato a Marsala con il sostegno morale, perché gli inglesi non hanno fatto nulla del resto, di materiale, ma hanno dato ai comandanti delle navi borboniche, Acton, Caracciolo e Kosevich, il pretesto per perdere tempo e dare a Garibaldi la possibilità di sbarcare. Perché? Tra l'altro, perché a Marsala c'erano le industrie, il famoso vino del Marsala, c'erano le industrie vinicole inglesi, e quindi le navi inglesi erano lì col pretesto di portare assistenza ai proprietari delle industrie vinicole che li avevano chiamati. Ma chiamati perché? Era una scusa evidente. Cioè, da chi che cosa e da chi potevano aspettarsi qualcosa? Garibaldi? No. Dai borbonici? Assolutamente. Quindi è evidente
che gli inglesi erano ben informati che Garibaldi sarebbe sbarcata a quell'ora, e quindi 2 ore prima dell'arrivo delle navi piemontesi erano già sul posto nella rada. Ed ecco il segnale che rassicura Garibaldi e anche Bixio, perché Bixio, incontrando un'imbarcazione, fa dire o dice direttamente a uno dei marinai: dite al mondo intero che siamo sbarcati a Marsala. Ma a Marsala non c'erano ancora arrivati, quindi questa sicurezza da che cosa derivava? Ok, quindi è indiscusso che la marina borbonica ha tradito fin dall'inizio la monarchia, Francesco II. D'altronde, la notizia che io vi ho data è stata confermata dagli stessi ufficiali che il 13 aprile del 1861 inviarono al Parlamento una lettera, dove tra l'altro, si trovo gli appunti, dicevano proprio così, perdonate un attimo, fin dal mese di maggio 1860 e dal momento che il generale Garibaldi discese in Sicilia, si stabilì nell'armata napoletana un forte partito d'ufficiali tendente a favorire la riuscita dell'impresa, onde facilitare la tanto desiderata espulsione dei Borboni ed il conseguimento dell'unità d'Italia. Più chiaro di così. A Napoli c'era un partito segreto diretto da Alessandro Nunziante, un generale che poi verso il 20 di luglio tradisce ufficialmente dalle dimissioni. Prima va in Svizzera, poi passa con Cavour e gli viene affidato un grande compito per cercare di favorire la rivoluzione a Napoli prima che Garibaldi possa arrivarci. Quindi è indiscusso che Garibaldi è riuscito nella sua prima azione, che è lo sbarco in Sicilia, è riuscito soltanto perché dietro c'era un complotto internazionale tra Piemonte, Napoleone III e Palmerston inglese, e non solo, ma soprattutto io sono convinto che è riuscito perché è stato favorito dagli stessi napoletani, dalla stessa marina napoletana che gli ha permesso di sbarcare. E il re è rimasto sconcertato. Se pensate che solo alcuni giorni prima aveva scritto al luogotenente Castelcicala: attenzione, uno sbarco sicuro è previsto a Marsala. A Marsala c'era una guarnigione di soldati che non si sa perché il giorno prima scompare. Abbandona il porto, signori. Più chiaro di così, qualcuno l'ha indirizzata altrove, a Girgenti. Ora, se il re è avvertito perché aveva i suoi informatori che uno sbarco probabile sarebbe stato fatto con più di 1.000 uomini, circa 1.000 uomini a Marsala, non ci vorreva molto a difendere il porto. Invece il porto è stato abbandonato. E questo è un altro mistero. Chi abbia dato l'ordine di lasciare Marsala non sa. Sa di fatto che Garibaldi era talmente sicuro di poter sbarcare che è sbarcato tranquillamente senza nessuna difficoltà. Ecco, quindi questa grande epopea, questo pallone, si sgonfia, ma si sgonfierà anche a Salemi più tardi, perché si scoprirà che il generale Landi in realtà si è fatto corrompere, certamente non da Garibaldi direttamente, come si dice, ma dal comitato rivoluzionario di Palermo o della Sicilia, per 14.000 ducati. Tanto è vero che quando dopo è finita la campagna di Garibaldi, si è recato al Banco di Napoli per riscuotere il denaro, fu accusato di falso perché l'assegno, diciamo, la fede era di 14 ducati e non 14.000. Quindi, oltre alla beffa, anche la vergogna. E alla domanda chi vi ha dato questo assegno, fu costretto, per evitare il carcere, a dire Garibaldi. Ed ecco, questo è stato il secondo smacco che non molti conoscono, salvo i pochi che conoscono la storia, per cui grande Garibaldi riuscì a vincere a Calatafimi.
ma purtroppo questa sconfitta è stata molto molto più grande di quella che poteva esserlo, perché ha dato ai siciliani un motivo in più per riunirsi, per aiutare Garibaldi, che da 1000 uomini comincia a aumentare e arrivare a 3000. Io qualche minuto ve lo spenderei ancora prima di passare oltre, dicendo come poi ha fatto a vincere a Palermo, o addirittura come ha fatto ad entrare a Palermo. A Palermo ci è entrato perché anche lì è stato favorito dal generale Lanza, che ha sostituito il Castelcicala, il luogotenente, il quale a un certo punto si era reso conto delle manovre che c'erano intorno a lui e ha preferito lavarsi le mani e dare le dimissioni. È chiaro, perché era evidente che c'era un gruppo di ufficiali che volevano favorire, come abbiamo sentito poc'anzi, volevano favorire l'impresa di Garibaldi. Io potrei dire che la parola d'ordine era: Garibaldi deve passare, e tutto in futuro sarà stato fatto in funzione di questa parola d'ordine. Gli ufficiali hanno sempre favorito Garibaldi in ogni battaglia, gliel'hanno resa facile, hanno messo i soldati in condizioni di essere sconfitti senza poter combattere. L'unica battaglia che Garibaldi affrontò fu subito dopo la presa di Palermo a Milazzo, ma ebbe una tale batosta che se la ricorderà, se l'è ricordata, per molti anni, perché perse più di 800 uomini. E purtroppo anche quando Garibaldi perdeva, alla fine era un vincitore, perché il colonnello Bosco era lì con 1800 soldati e lui, badate, che aveva raggiunto già la bella cifra di 8-10.000 volontari che erano sbarcati in Sicilia, a Palermo. Non erano più i 1000 garibaldini iniziali, che poi si erano già ridotti a Salemi di qualche centinaio, ma erano già arrivati circa 10-12.000 alla fine di luglio. Quando affrontò il colonnello Bosco, che era uno dei pochi non corrotti, diciamo così, che volle affrontare Garibaldi, Garibaldi ebbe una grande, diremmo, mazzata. Però vinse, perché da Napoli il nuovo ministro della guerra preferì scendere a patti, anziché mandare le navi ad aiutare il colonnello Bosco a Milazzo. Inviò 3 navi per sottoscrivere la resa, ma non per aiutare il colonnello Bosco. Questa è un'altra vittoria, ma vittoria fasulla, perché in realtà fu una grande sconfitta. Addirittura si disse che i marsalesi avevano gettato sui Garibaldino dell'olio bollente e che Garibaldi ne avesse fatti fucilare una trentina. È chiaro, poi i giornali smentirono la notizia, perché d'altra parte non potevano mettere Garibaldi in difficoltà affermando il vero. Ok, quindi a Palermo è entrato perché è stato aiutato dal generale Lanza, e questo richiederebbe, non so se dopo c'è tempo, un altro discorso, ma io quello che ho voluto sottolineare è che fin dall'inizio Garibaldi è riuscito ed è stato così vantato, eccetera eccetera, perché è stato aiutato in tutti i modi, soprattutto dalla Marina Militare, che gli ha permesso di sbarcare, e successivamente dagli ufficiali dell'esercito corrotti. Ecco, mi fermo. Bene, ringraziamo il dottor Giannone per questo intervento, che veramente ha smontato un mito in pochi minuti. Però c'è da dire che il dottor Giannone ha introdotto un argomento, quello dello sbarco a Marsala. Allora passeremo la parola al dottor De Biase, che ne parlerà in maniera più approfondita. Dunque, ricollegandomi a quello che ho detto prima, all'Inghilterra serviva una testa di regno qualsiasi che potesse usare al momento opportuno. Infatti pochi sanno che pochi anni prima della sua morte, che è avvenuta nel 1855,
Gli inglesi contattarono il famoso bandito romagnolo, Belloni, detto il passatore, per vedere se voleva essere un loro condottiero in qualche paese che già avevano in mente. Gli stessi inglesi poi proposero a Garibaldi ciò che fece nel 57 a Sapri Pisacane, Carlo Pisacane. Garibaldi sì, era una testa di legno, era un uomo pazzo e male agli inglesi, però non era fesso, sapeva che non aveva protezioni andando a Sapri, rifiutò. Non a caso, quando accettò di sbarcare a Massawa qualche anno dopo, 3 anni dopo, si era ben coperto le spalle. Quindi fu tutto organizzato, perché cominciamo a partire da questo punto di vista. Garibaldi non conosceva la Sicilia, non c'era mai stato. Perché sbarca a Massala? Sarebbe stato più logico sbarca a Palermo, nel capoluogo. Massala, perché? L'ordine di sbarcare a Massala arriva direttamente dall'ammiragliato inglese. Ho io fotocopiato l'ordine che esiste negli archivi britannici, il ship to Massala, la nave a Massala, e quindi indirizzarono a Massala. Gliel'aveva segnalato qualche nave inglese che hanno incrociato durante il passaggio, durante la traversata del Tirreno. Gli era stato comunicato dalla spia inglese prima di imbarcarsi a Quarto. Comunque sapevo dove andare a Massala, perché a Massala, come ha detto prima Vincenzo Giannone, c'erano le industrie inglesi. Industrie inglesi che funzionava anche da consolato inglese, ambasciata inglese. Quindi fanno la sceneggiata dello sbarco di Massala. 2 navi inglesi, l'Argus e l'Intrepid, dalla mattina vengono chiamati, uno da Palermo, uno arriva da Malta, e si fermano a Massala. Verso le 10 stanno al largo di Massala. A un certo punto, verso l'1 di pomeriggio, quando si avvicinano le navi garibaldine, entrano nel porto e si mettono tra le navi garibaldine e il porto. Fanno scendere i loro uomini e avvisano i borbonici, che nel frattempo erano arrivati, di non sparare, perché avrebbero colpito facilmente i marinai inglesi, che stranamente, guarda caso, indossavano le giubbe rosse come i garibaldini, quindi sarebbe stato, diciamo, un incidente diplomatico. Ma la cosa più eclatante, e che nessuno sa, che è venuto fuori poco, e che risulterà nella mia prossima pubblicazione, che Don Peppino Garibaldi, per essere ancora più sicuro che le cose andassero bene, pretese che una di queste 2 navi fosse comandata da un suo vecchio amico, il comandante Herbert Frederick Winton Ingram, che comandava l'Argus. Con questo capitano lui aveva stretto amicizia già nel 1846 in Uruguay, durante la campagna sudamericana. Quindi lo conoscevano bene, erano amici. Avevano fatto già le cofecchie insieme, possiamo dire. Di conseguenza, proprio una garanzia. E poi, a parte le 2 navi che erano presenti a Massala, andavano avanti e indietro, tutta metà flotta della flotta mediterranea inglese stazionava attorno alla Sicilia. Praticamente seguivano passo passo i suoi spostamenti all'interno. Perché in caso malaugurato per lui, e benaugurato per noi, le cose fossero andate male per lui, sapeva subito dove poter scappare e quindi rifugiarsi in queste rane inglesi. Queste cose chiaramente vengono poi scavando gli archivi, trovando vecchie pubblicazioni, ma è strano che poi storici ufficiali, specialmente della RAI, insomma, che io in particolar modo non sopporto, perché bandirono le loro menzogne appoggiate alla propaganda di cui possono disporre e sono spudorati. Per esempio, anni fa Piero Angela esaltò l'operazione di Garibaldi all'interno della Sicilia, come lo magnificò come condottiero, come arguto come Che Guevara, insomma, niente di tutto questo. Lui veniva spostato come una pedina e le cose danno. E le cose stanno venendo fuori grazie a noi che le stiamo scavando da un baule. Immaginate un baule coperto di polvere, pieno di cartacce che nascondono quelle,
quelle, i libri, le cose che dicono la verità. Piano piano verrà fuori tutte. E possibilmente, auspicabilmente, quando saranno emerse tutte come stanno, ci libereremo dalle piazze, dai monumenti di questo pagliaccio. Perfetto, ringraziamo il dottor De Biase per il suo intervento e un commento a titolo personale su Piero Angela, di cui ha parlato De Biase, che fondamentalmente lui è un divulgatore scientifico, quindi si dovrebbe limitare, ecco, alla sua branca del sapere e non parlare di cose che non conosce in maniera approfondita come chi studia proprio storia. Allora, ripassiamo la parola a Vincenzo Giannone per parlare della sua ultima fatica letteraria, in cui spiega in maniera molto approfondita lo sbarco di Garibaldi in Calabria, e ce ne parlerà proprio adesso. La parola al dottor Vincenzo Giannone. Sì, diciamo che ultimamente ho voluto approfondire lo sbarco di Garibaldi in Calabria, cioè di rispondere alla domanda come Garibaldi, perché non lo sa nessuno, quasi pochi, è vero, riuscì a sconfiggere in Calabria l'esercito borbonico. Che cosa accadde nel mese di agosto in Calabria? Noi conosciamo quelle poche notizie che sono state scritte nei testi scolastici, ma la verità si può dire che non la conosce quasi nessuno. Perché? Perché basta dire che Garibaldi ha vinto, che il 7 settembre è arrivato a Napoli e tutto il resto non conta. Ma come abbia fatto a vincere? Questo è il mistero. Questo è il punto interrogativo che molti, come me, come tanti, ancora oggi si chiedono, quando sentono dire con i mille. Io ricordo che ero ragazzino alle scuole medie, già il mio professore sollevava il dubbio, chissà, come avrà fatto con mille uomini. Quindi questa storiella dei mille uomini è una favola. Ma vorrei soltanto, prima di continuare, perché l'argomento è vastissimo, certamente non si può pretendere di citarlo, di spiegarlo in pochi minuti, ma vorrei, perché prima mi sfuggiva la citazione a proposito del comandante Caracciolo, vorrei... Che cosa disse il 16 settembre, quando fu accusato e si dovette giustificare dopo che Garibaldi entrò a Napoli? Lui riportò questa testimonianza dicendo che Garibaldi abbia detto pubblicamente: ecco il più caro dei miei amici, quello cui di diritto si deve la gloria che si attribuisce a me. Secondo la dichiarazione di Caracciolo, e questo è stato detto da Garibaldi, e quindi mi sembra più che evidente una testimonianza del tradimento del Caracciolo. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere come Garibaldi poi a un certo punto riuscirà a attraversare lo stretto di Messina e a sbarcare in Calabria. A questo punto vanno dette alcune cose particolare. Garibaldi ha conquistato Marsala grazie al tradimento, perché qui abbiamo due alternative: o il generale Lanza, l'alter ego di Francesco II, era un emerito imbecille, ma proprio imbecille, o era un traditore. È chiaro, non c'è alternativa. La prima mi sembra, per essere arrivato a generale, da scartare. La seconda, sicuro, è stato influenzato in qualche modo, nel modo o nell'altro, dagli inglesi. Ecco, e a questo punto, se mi permettete, vi voglio andare a cercare due lettere che Garibaldi, prima di entrare a Palermo, ma proprio per farvi capire, scrisse al comandante Marchese d'Aste, che era il comandante del Governolo. Vediamo se io qui ho il mio libro, le vado a cercare. Il 19 maggio, ecco, nella prima lettera, che cosa chiedeva prima di entrare a Palermo il 27 maggio? Che cosa chiedeva? Chiedeva al comandante del Governolo, il piemontese,
diceva, scriveva poi naturalmente, riferiva a Cavour, no? E il Marchese d'Asta diceva, chiedeva il mio intervento per impedire inutile spargimento di sangue e la somministrazione di munizioni. Quindi, uno, Garibaldi si rende conto della difficoltà in cui si trova, due, non ha munizioni. Questo è acclarato. Ma non solo. Che cosa chiede? Chiede l'intervento del comandante piemontese e dei comandanti delle altre nazioni presso il generale Lanza. È vero? Affinché concorrino nei buoni uffici, cioè sta chiedendo una raccomandazione presso il generale Lanza affinché questo generale eviti la battaglia, eviti la guerra, perché sa che non può vincere. Nella seconda lettera, sempre con la famosa frase risparmiare lo spargimento di sangue italiano, chiede al marchese Governolo che se può congiuntamente ai comandanti delle stazioni inglesi e francesi consigliare il generale dei Reggi a prudente determinazione. Quindi il marchese d'Asta gli risponde: io munizioni non ne ho, ma per il resto faccio ciò che posso. E questo già la dice lunga, perché poi Lanza a un certo punto firma una tregua di 3 giorni, poi la prolunga, alla fine firma una resa e lascia a Garibaldi 5 milioni di lire del Banco di Sicilia, perché Garibaldi non ha soldi e ha bisogno di soldi per pagare i soldati, i volontari e per acquistare armi. E questo è già un elemento sufficiente. Ma tornando a noi, subito dopo Palermo ci sarà la battaglia di Milazzo, ve l'ho accennato, e subito dopo la battaglia di Milazzo passa a Messina, ma Messina non la conquista mica. No, no, Messina ha ricevuto gli ordini da Napoli, dal nuovo ministro Pianel, di lasciare la città a Garibaldi e di tenere in mano solo la cittadella. Questo è stato il più grande errore. E per cui il ministro della guerra Pianel è giudicato da molti un traditore. Ma è difficile adesso spiegare la cosa in pochi minuti, perché dietro c'era tutta una questione politica. Il Francesco II ha capito un po' la situazione, secondo me si era anche reso conto, l'ho detto anche l'altra volta, no, di questo tradimento, perché non si può spiegare che in una città con 15.000 soldati è vero, si arrende a un migliaio di volontari, perché se io adesso vi vado a leggere cosa scrisse Bixi alla moglie il 4 luglio, è evidente la realtà, ma non solo. Dopo che fu firmata la resa sulla nave ammiraglia inglese, di nascosto Garibaldi chiede ai comandanti piemontesi e francesi di dargli delle munizioni, delle polveri e delle armi, che significa che lui non ne aveva. Garibaldi a Palermo era spacciato. È chiaro, era spacciato. E poiché Lanza si era reso conto che lo era, ha cercato, come ho detto all'inizio, la parola d'ordine Garibaldi deve passare, ha cercato in tutti i modi, con gli intrighi, con le scuse, eccetera, di favorirlo. E l'ha favorito, perché non si spiega come 20.000, forse anche 24.000 soldati abbandonano Palermo a davanti a pochissimi garibaldini senza esperienza e senza armi. Ok? Quindi tornando di nuovo a Messina viene abbandonata perché il ministro della guerra Pianella ha deciso di fare così, sperando di ottenere dal Piemonte un'alleanza che potesse fermare Garibaldi, attenzione, e fermarlo nel senso che evitargli di fare lo sbarco in Calabria. Ma a questo punto la cosa può essere forse un po' ridicola per certi aspetti. Che cosa accade? Vediamo se io trovo che pressato Cavour un po' dalla Francia, perché comunque Napoleone III aveva un suo progetto in testa,
che stava seguendo, ma nello stesso tempo doveva guardarsi bene dall'esporsi. Quindi dava una botta all'incudine, come si dice, un altro. Una botta all'incudine e l'altra al martello. Allora, vi voglio portare queste, vediamo, ecco, due lettere. Quindi dicevo, Cavour è pressato, quindi a un certo punto bisogna salvare le apparenze, per quanto lui abbia già in testa un suo progetto ben preciso, quello di conquistare il regno, anche se vorrebbe che non lo facesse Garibaldi, ma fosse il re a conquistare Napoli. Quindi cerca di di sollevare Napoli, di far sollevare il popolo e l'esercito a Napoli prima che Garibaldi possa raggiungere la metropoli. Alla fine non ci riuscirà, neppure con l'intervento del generale Alessandro Nunziante, di cui vi ho detto prima, che è passato al Piemonte, perché l'esercito, ma non gli ufficiali, o meglio, una parte degli ufficiali, perché altri erano fedeli al re, ma i soldati erano fedeli alla monarchia. E nonostante avessero speso milioni per corrompere ufficiali, eccetera, i soldati restarono fedeli al re fino alla fine. Quindi questo tentativo di far sollevare Napoli contro il re Francesco II per costringerlo ad andare via fallì, tant'è vero che Cavour dovette rassegnarsi all'idea che Garibaldi sarebbe arrivata a Napoli e quindi vabbè, ha abbandonato l'idea di fermarlo. Ok, dicevo prima, pressato costringe il Vittorio Emanuele, deve pur far vedere pubblicamente che Vittorio Emanuele, che è il primo imbroglione, falso, ipocrita e bugiardo, è vero, per quanto fosse cugino di Francesco II, ricordatevi che Francesco II era il nipote diretto del re del Piemonte, Vittorio Emanuele I, la mamma era figlia di Vittorio Emanuele I, quindi è chiaro, no? Intanto cosa fa? Scrive due lettere, dicevo, e le invia a Garibaldi. Nella prima, anzi, prima di questo, che cosa ha fatto Vittorio Emanuele il 27 giugno? Perché questo poi, diciamo, che si dice, si parla della corruzione, si parla dei soldi dati, però i documenti sono pochi. Ecco, il 27 giugno lui dà un incarico a un, vediamo se trovo l'appunto, a un certo comandante William de Rohan, non so se è esatto il termine, e quindi gli dice: ho già dato, tra le altre cose, no? Gli ordina di consegnare queste due lettere a Medici, che a sua volta deve darle a Cavour, e dice: ho già dato a Bertani 3 milioni. Chiaro. Bertani chi era? Bertani è il segretario di Cavour che è rimasto in Piemonte per organizzare le altre spedizioni. Ecco, lo ripeto, comandante, vi accludo qui le due lettere di Medici che inserirete nelle altre buste e le consegnerete a Cavour. Ho già dato a Bertani 3 milioni. Tornate subito a Palermo per dire a Garibaldi che gli manderò Valerio al posto di Giuseppe La Farina. Attenzione. E che avanzi immediatamente a Messina, essendo Francesco II sul punto di dare la Costituzione. Quindi, attenzione, che i documenti ufficiali spesso sono falsi. Cavour diceva che servivano solo ad usum lectorum, ma quelli che valevano erano gli accordi segreti, e quegli accordi segreti non si sanno. La storia non si può fare solo sui documenti ufficiali, perché non sempre corrispondono alla realtà. E gli atti intimi, quelli che diceva il ministro De Pretis, allorché nel 1882 rispose a un deputato, Cavallotti, il quale pretendeva di fare la storia sui documenti, gli disse: attenzione, deputato, che la storia non si fa sui documenti, si fa sugli atti intimi, cioè quelli che nessuno conosce. Vi voglio citare queste due lettere perché ai fini storici sono importantissime, di cui una è stata sempre messa in discussione, perché faceva parte di quegli atti intimi di cui vi dicevo prima. Nella prima lettera, Vittorio Emanuele scrive a Garibaldi e lo invita, lo consiglia a rinunziare all'idea di passare
in Calabria, detto sinteticamente. In una seconda lettera, questa era la lettera ufficiale che poi va a finire su tutti i giornali, nella seconda lettera particolare, confidenziale, invece, che cosa dice? Ora, dopo avervi scritto da re, Vittorio Emanuele le suggerisce di risponderle presto a poco in questo senso che ho già essere il suo. Direi che il generale è pieno di devozione e reverenza per re, che vorrebbe poter seguire i suoi consigli, ma che i suoi doveri verso l'Italia non gli permettono di impegnarsi a non soccorrere i napoletani. Quindi praticamente chi è che ha spinto Garibaldi a passare lo stretto è Vittorio Emanuele, è chiaro, questa è la conclusione. Questa lettera spesso è stata messa in discussione come se non fosse vera, non fosse esistita, però è stato dimostrato da autorevoli autori sincroni che in realtà la lettera, questa seconda lettera, esiste. Ora, come Garibaldi abbia fatto attraversare lo stretto, torniamo all'inizio, grazie al tradimento della Marina Militare Borbonica. E se c'è tempo più avanti, vi spiegherò perché. Perfetto, ringraziamo il dottor Giannone per questo prezioso contributo storico. E possiamo dire che la storia è piena di personaggi, ecco, portati in alto come dei miti, come degli idoli, che poi, vedendo bene in fondo, non avevano tutte queste doti eroiche, nemmeno, ecco, questi valori da rappresentare veramente all'interno di un contesto sociale. Quindi possiamo parlare di personaggi creati ad arte e pompati, ecco, per darli in pasto alle masse come dei simboli che dovrebbero rappresentare un ideale dove questo ideale in fin dei conti non si trova, non c'è. Quindi passiamo la parola al dottor De Biase per una considerazione finale proprio su questo fatto. E se Garibaldi può rientrare in questa categoria. La parola al dottor De Biase. Non a caso, prima ho chiuso con la parola Pagliaccio, perché Pagliaccio è un personaggio pubblico, da spettacolo, quindi fa parte di una rappresentazione. La rappresentazione in questo caso era di regia inglese. Lo vestono, prevalentemente lo vestono poncio, col cappello cilindrico in testa, quello che noi a Napoli chiamavamo scazzetta, che addirittura non gli tolgono nemmeno quando muore. Anche in un'immagine di Garibaldi morto, stava quel cappello cilindrico in testa. E tutto questo, ripeto, il pagliaccio serve per costruire il mito, un falso mito. Infatti ce lo rappresentano ogni momento con la spada sguainata, eroico, pronto a fare qualcosa. Non sanno però che Garibaldi non sapeva salire nemmeno a cavallo, dovevano alzarlo con un arcano per farlo salire a cavallo. Quindi un condottiero che non riesce a stare a cavallo oppure si mantiene a stento lascia dei dubbi sulla sua figura. Lo stesso, ce lo immaginiamo sempre spavaldo sui campi di battaglia con qualsiasi tempo, pioggia, neve, sole. Non è vero. Quando aveva freddo si metteva una sciarpa attorno alla testa, più o meno come, non so se avete presente i film Vitelloni, quando Alberto Sordi esce dalla macchina e offende gli operai che lavorano. È la stessa scena, solo che aveva un eroico vestito con la faccia da uovo da Pasqua, non sta bene. Per completare questo mito, continuano sempre con la favola dei mille, si sempre, praticamente i mille, che poi al Volturno saranno 40.000, perché c'erano inglesi, piemontesi, tutti che danno addosso, serve a infocolare questo mito. Adesso faccio una domanda, voglio fare una domanda agli ascoltatori. Anche nel 1862, quando salì sulla Spromonte, quando voleva andare a Roma e fu fermato, anche allora erano in mille. Come mai non ce l'ha fatta? Come mai è bastata una sola pallottola sparargli in una caviglia per fermarlo? Quindi c'è qualcosa di artificiale di questi attori. L'esploit di questo mito lo abbiamo con i monumenti. Tutti i monumenti furono costruiti, voluti e eretti dalla massoneria in tutte le città d'Italia, in ogni città d'Italia, in Italia e all'estero, anzi nelle piazze dove esiste questo monumento, se notate, guardano sempre verso est, verso oriente, perché è il grande oriente d'Italia. Un'unica eccezione è Quarto, là dove guardare per forza verso sud, perché
lo sbarco dalla quarta in Sicilia in direzione sud, ma gli altri anche verso est. Un paesino vicino a Napoli, per esempio, dove del Greco, dove non mi sembra che Garibaldi sia passato, cioè il suo bravo monumento al dittatore, al conquistatore, tra virgolette, delle due Sicilie, guarda a est, a Milano, a Bergamo, a Buenos Aires, da tutte le parti. Buenos Aires, non a caso, è l'apoteosi di questo falso mito creato. C'è un'interessante lettura di un volumetto che ho ripetuto in Argentina, che descrive tutta la festa, proprio la festa a Baradani, che fu fatta per l'inaugurazione di questo monumento. È una cosa ridicola, proprio, non mi so raccontare perché non tediamo, è ridicola assai. Vennero autorità politici, ma su di lui, comunque è l'ultimo soldi che Garibaldi ci ha fatto spendere, è stato nel 2011, quando hanno festeggiato loro i 150 anni d'unità, hanno risvegliato l'ultimo i monumenti di Garibaldi, anche a Napoli hanno risvegliato, perché nel frattempo, tutti questi anni, ci avevano pensato i colombi a dargli un colore più idoneo. Invece è venuto il comune, pagato, ci fu un comitato apposta per il festeggiamento del 150esimo anniversario, che chissà quando ci è costato, per pulire anche i monumenti. Quindi, mio è una missione, mi sono dato, un compito che mi sono dato, di smontare questo falso mito. Sentire Garibaldi, ogni strada d'Italia, ogni via, c'è una via, una piazza Garibaldi. Addirittura, ricordo, quando stavo all'università, c'era un professore di tedesco che ci pigliava in giro e diceva: voi italiani avete poca fantasia, possibile in tutta Italia, in ogni luogo, in ogni paese, grande o piccolo che sì, esiste via Garibaldi, corso Garibaldi, piazza Cavour, via Mazzini, piazza Garibaldi, e basta. Ma c'era un po' di fantasia, dammi un po' di fantasia, avevamo dei nomi bellissimi alle nostre strade e siamo stati costretti a cambiare. Speriamo che noi non lo vedremo, ma fra qualche anno finalmente questo mio sogno si avvererà e questa toponomastica falsa, insieme al falso mito, insieme ai falsi eroi, sarà del tutto distrutta, eliminata. Questo è quando ci tenevo a dire. Abbiamo capito che Garibaldi non era questo grande eroe, questa grande figura da cui prendere ispirazione. E chiediamo una considerazione finale al dottor Vincenzo Giannone. La parola a lui. Ma dicevo all'inizio che è difficile trattare l'argomento in pochi minuti, soprattutto quando gli spettatori, la maggior parte degli spettatori non conosce la storia, quindi si cerca sempre di dargli un quadro più ampio, altrimenti alla fine uno non capisce. Io ho voluto dimostrare, che stavo per dimostrare anche, che in realtà Garibaldi è passato in Calabria perché doveva passare, ok? E la Marina Militare, la stessa Marina Militare che le ha permesso di sbarcare a Marsala, gli ha permesso di attraversare lo stretto. Garibaldi ha attraversato lo stretto nella notte tra il 18 sabato e 19 agosto domenica, ma vi voglio portare solo un esempio come si è riuscito a sbarcare nello stretto. Quella notte c'era una fregata che era l'Ettore Fiera Mosca. Nel 1938 Tito Battaglini ha trovato nelle carte di Sittori un biglietto che diceva così esattamente: un informatore segreto fa sapere a Garibaldi che il Fiera Mosca se ne sta nella notte in mezzo allo stretto cercando di non vedere. E questa è la storia. Tutti hanno cercato di non vedere, soprattutto la Marina. E quando Garibaldi attaccò Reggio nella notte tra il 20 agosto e il 21 agosto, e il giorno dopo, 21 agosto, il generale Gallotti chiese l'aiuto alla Marina, ebbene, sapete quale fu la risposta? Dopo un po' di tempo che Salazar, il comandante, se ne stava veleggiando in mare come uno spettatore, finalmente si avvicinò al porto per dire che per questioni umanitari non potevano intervenire, cioè non potevano bombardare i garibaldini che avevano attaccato il forto di Reggio per questioni umanitarie. Ma la guerra non si fa con questioni umanitarie. Perché i piemontesi in futuro di questioni umanitarie non se ne sono poste. Cialdini, Della Rocca, non se ne sono poste.
a Capo hanno bombardato ospedali e via dicendo, a Gaeta hanno bombardato una città intera con una pioggia di cannoni, però i nostri soldati, i nostri ufficiali borbonici si ponevano le questioni umanitarie. E quindi, a conclusione, Garibaldi, per capire che cosa ha fatto bisogna leggere il mio libro, che sono 160 pagine, sintetizzarle così è difficile. È riuscito anche in Calabria, come ha fatto a Palermo, a non combattere. Praticamente l'unica battaglia che ha fatto l'ha fatta a Reggio, ma grazie al generale Briganti, che però sarà ucciso dagli stessi soldati, è riuscita a prendere la città. Dopodiché non ha combattuto più. Se ne usciva sempre con la storia per non spargere sangue italiano e cercava di corrompere gli ufficiali a non combattere. E ci è sempre riuscito. E in questo modo è arrivato a Napoli. Ma a Napoli, permettetemi, voglio concludere, a Napoli stava per essere sconfitto e lo sarebbe stato, e lo ha ammesso lo stesso Cavour, se non fosse intervenuto l'esercito piemontese a salvarlo. A tradimento, direi, perché non ha fatto nessuna dichiarazione di guerra, e mentre i napoletani erano intenti a combattere Garibaldi, si sono visti i piemontesi alle spalle. Questa è la conclusione, cioè Garibaldi è, come dicevo all'inizio, è un pallone gonfiato. Ottimo soldato, è vero, è stato un grande guerriero, un giovane, audace, coraggioso, però nella campagna siciliana e calabrese, in realtà, come diceva l'amico De Biase prima, era un pupazzo, un pupo. Vinceva sempre perché doveva vincere, e basta, e lo hanno sempre favorito. Poi, per sapere la storia, bisogna leggere i libri. Ringraziamo il dottor Giannone, però ecco un ultimo appunto, ricordiamo i titoli dei libri scritti dai due autori che sono con noi stasera, in modo tale da, ovviamente, nessuno ha la velleità di voler spiegare la storia in un'ora di video, quindi ricordate un attimo i titoli dei vostri libri. Allora, io avevo qui preparato, ma non so come farvela vedere, comunque il titolo dell'ultimo libro è stato pubblicato ai primi di marzo di quest'anno, che per motivi di Covid eccetera, come l'altro, la Garibaldite, non può essere presentato in conferenze e via dicendo. Il titolo è Lo sbarco di Garibaldi in Calabria, la disfatta dell'esercito borbonico, due punti, retroscena, cioè è la verità, come ha fatto Garibaldi a vincere. Ok. Poi, invece, il titolo del libro di Erminio De Biase sulle scuole napoletane e su... questo è l'ultimo? No, questo è il primo. Ah, ok. Comunque, prossimamente una seconda edizione. Perfetto. E una controbiografia di Garibaldi, già pronta per la stampa. Ok, quindi questi sono i consigli che diamo ai nostri spettatori che vogliono approfondire. Il titolo della autobiografia si chiama, dovrebbe essere Garibaldi, un equivoco chiamato eroe. Perfetto. Francesco, se mi permetti, un suggerimento ai nostri ascoltatori, voglio presentarvi il libro La Garibaldite, circa 1000 pagine, che è uscito a marzo di l'anno scorso, dove la telecamera, ecco, a marzo di l'anno scorso. È vero, e non è stato potuto, non è stato presentato perché per la questione del Covid, quindi diciamo che ci è mancato il tempo per farne una presentazione. Però questo libro praticamente narra nei dettagli tutta la campagna di Garibaldi, anche i retrosceni della partenza da Quarto fino a Napoli, e più in più che cosa è accaduto dopo, perché cosa è accaduto dopo non tanti, non tutti lo sanno, e quindi quali sono stati gli effetti della campagna del Garibaldi e l'annessione al Piemonte. Ringraziamo gli autori che sono stati con noi e pubblicizziamo anche, ecco, le loro opere. Concluderemo il nostro convegno con il solito discorso in lingua laborina di Raimondo Rotondi. Come ha specificato il presidente dell'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro, Claudio Saltarelli, nell'ultimo convegno in cui io non presenziavo, lingua laborina si intende ovviamente il dialetto parlato nelle nostre zone, perché Alta Terra di Lavoro, che sarebbero la provincia di attuale provincia di Frosinone e la provincia di Caserta, che erano un'unica provincia fino al 1927,
quando fu istituita la provincia di Frosinone da Benito Mussolini. Allora, un saluto a tutti gli spettatori, salutate anche voi. Ciao, buonasera. Ciao, arrivederci, alla prossima. Ciao. Garibaldi. E sì, chi sono sentito un numero di Garibaldi. A Varenne non sono visto mai, però. Anzi, sì che ti dico. A come mi è venuto a mente a me, mi è sembrata una specie di spirito. Prima ingesteva, troppo ingestà. Chi sente dice il nome di tutto quanto, a Varenne ne ha visto nessuno. È passata, è fatta, è cosa. Oh, è come quando esce la fantasma. Tutto quanto dicono che esce la fantasma, e vi vedete, non trovo mai nessuno che l'ha vista. E ne sempre sentito raccontare a qualcun altro. E se Garibaldi, staremo in Sicilia, andando, dice arrivato Garibaldi. Ce ne danno mai che è arrivato Garibaldi. E se Garibaldi che è sbarcato, dai 1.000 uomini. Ma come dai 1.000 uomini? Se noi ci mettiamo a contare qua ci vuole un mese e manca siamo finite e abbiamo paura di 1.000 uomini. No, no, ce ne danno mai, ce ne danno mai. Allora ce l'hanno fatto. Garibaldi non si vedeva e noi ce ne arriviamo. A rete, sempre più a rete. Il Garibaldi dice, è venuto. È venuto Garibaldi, allora mo con manna issa, ci sta issa con manna. Non, ce ne sta nata. E che è venuto che issa allora? Che è venuto a fare? Io non lo saccio, sta cosa con maita. Qua non ci ha fatto mai capire niente nessuno. E ancora oggi parlano, parlano, ma senza dire niente di quello che è successo davvero. Sì, come uno spirito, è stato uno spirito. Allora, sì.